Grazie, buongiorno a tutti. Intanto vi presento, sono Ivan Agone, sono responsabile dell'unità territoriale di Electric Power, quindi filiera idroelettrica Italia, l'unità territoriale mia di appartenenza è racchiude tutti gli impianti idroelettrici del Lago Maggiore, del Ticino, e anche i due impianti del Sud del Fumerato. Il mio intervento di oggi seguenti temi. Prima di tutto vi parlerò del senso civico dell'idroelettrico, la mia idea del senso civico dell'idroelettrico, e poi entreremo nel dettaglio della parte tecnologica, quindi delle centrali dell'asta del Ticino di Vigevano, di Longo al Grande, e poi una riflessione sul passato, presente e futuro dell'idroelettrico, della tecnologia dell'idroelettrico. Come la tecnologia dell'idroelettrico è oggi con cosa ci rappresenta come senso civico. Prima di tutto è una tecnologia sostenibile, che è la base, anche negli interventi precedenti si è parlato di questo, è la base per essere una produzione di energia elettrica rinnovabile. Sostenibile in che senso? Nel senso che l'idroelettrico utilizza l'acqua, un bene molto prezioso, la utilizza ma la restituisce alla natura tramite diverse tipologie di modi, la restituisce e non la consuma. Questo ci permette di essere sostenibili proprio nel vero senso della parola, anche come utilizzo in questa generazione. La utilizziamo noi, ma l'obiettivo è anche quello di farla utilizzare alle generazioni future, ai nostri figli. Come idroelettrico nei rapporti con l'agricoltura, è un vettore, lo vedremo poi anche con l'asta del Ticino, ci poniamo quello di essere vettore tra i laghi, in questo caso con il Lago Maggiore, e tramite le nostre infrastrutture, tramite i nostri canali, ci vogliamo essere da vettore verso l'agricoltura e per l'utilizzo quindi dell'acqua per il fine più nobile, che è appunto l'utilizzo nell'agricoltura. Lo è creando valore condiviso verso questi cittadini e verso il territorio. Come lo facciamo? Lo facciamo mettendo a disposizione, anche in questo caso, le nostre infrastrutture, i nostri canali, le nostre centrali, a beneficio anche del territorio, facendole anche utilizzare ai cittadini, e quindi non l'utilizzo, il solo mero utilizzo per la tecnologia, ma anche verso i cittadini. Come lo facciamo? Lo facciamo ovviamente salvaguardando la biodiversità. Il nostro obiettivo è quello di salvaguardare quelle che sono i pesci, i laghi e i fiumi, quello di salvaguardare tutto quello che c'è attorno alle nostre infrastrutture, nel caso specifico del parco del Ticino che anche prima si citava. Come lo facciamo? Lo facciamo con della tecnologia. La tecnologia che sono di diverse, perché l'idroelettrico ha diverse tipologie di centrali, sono centrali a pompaggio, ad acqua fluente, a bacino e con le dighe. Scusate, ho lasciato due volte centrali a bacino, ma con le dighe. L'asta del Ticino è appunto la prima tecnologia che volevo raccontarvi, che caratterizza la nostra unità territoriale. Su questa chart vedete rappresentato quello che è il fiume Ticino e la parte di canali che poi derivano l'acqua dal Ticino per l'utilizzo sia industriale che irriguo. Partendo da subito dopo la diga della Violina, troviamo la prima centrale Electric Power, che è il Porto della Torre, dove è presente uno sbarramento molto simile a quello della diga della Violina, che anche in questo caso non è una diga classica intesa come si diceva prima, di cemento e di lucro. Diciamo, le centrali idroelettriche sono centrali storiche. Porto della Torre è in esercizio del 1955, con una potenza di circa 11 MW, dati di portate di acqua turbinata di 180 metri cubi al secondo. Dato importante che secondo me rimane significativo per i concetti che dicevamo prima, di integrazione con i cittadini, con il territorio, è quello del fabbisogno che una centrale come il Porto della Torre, in questo caso, può soddisfare in termini di famiglie, sono circa 35.000 famiglie. Ovviamente parlo di una produzione media, specifico dello scorso anno, ma sicuramente è stato un anno critico. Porto della Torre ha altre caratteristiche che fanno parte
l'esterno è stato progettato da Gio Ponti e l'interno da Romano Rui. Come si può vedere, c'è anche una rappresentazione scenografica del Ticino, di tutti i suoi affluenti e canali. Proseguiamo il viaggio delle centrali sull'asse del Ticino con il Pappertutto, centrale recentissima in funzione dal 2015, un fabbisogno di circa 2000 famiglie, in collaborazione questa centrale con il Vinoresi, come dicevo prima, e l'ultima centrale, diciamo, che c'è prima del canale industriale. Infatti subito dopo il Pappertutto inizia la centrale di Vizzola Ticino, una delle centrali più antiche, in funzione dal 1901, come si può vedere da questa rappresentazione che è la prima pagina della Domenica del Corriere del 1901, fu inaugurata dopo dei sovrani. Quindi le parte storica rilevante. Centrale, la più grossa della centrale del Ticino in termini di potenza, 31 megawatt, per un fabbisogno di circa 100.000 famiglie. Proseguiamo lungo il canale con la centrale di Tornavento, anch'essa in funzione del 1942 e anche recentemente fatti gli interventi di efficientamento, con fabbisogno di 25.000 famiglie, quindi 53 gigawatt/ora. Proseguo il cammino con le due centrali di Turbigo superiore e inferiore, come rappresentazione di dove siamo al nodo di Turbigo, quindi alla parte finale del canale industriale, dove si dirama in questo nodo l'acqua verso il canale, dal canale industriale che finisce in questa zona, quindi sul Turbigo superiore, va successivamente alla Vigno Grande, al canale Tressati, che successivamente c'è la centrale di Turbigo inferiore, o al regresso, e quindi ritorna Ticino. Questo nodo è importante per quello che dicevo prima, perché noi alla fine del canale industriale ci poniamo come vettore, quindi siamo alla fine del canale industriale dall'inizio in realtà alla Vigno Grande. Quindi l'integrazione che dicevo prima dell'idroelettrico fondamentale al territorio si vede in questa immagine che la rappresenta. Diamo inizio alla Vigno Grande per gli utilizzi irrigui. Adesso la stagione sta iniziando, probabilmente iniziano anche le manovre di aumento, e ritorno al concetto sostenibile fondamentale per noi dell'utilizzo dell'acqua e del consumo. Noi facciamo transitare l'acqua dalle nostre turbine, produciamo energia elettrica, la consumiamo, la restituiamo per i diversi utilizzi. Altra centrale rilevante della nostra unità e soprattutto storica per il territorio, ma anche quella di Vigevano, centrale dove la produzione di energia elettrica è anche in questo caso abbastanza rilevante, di circa 25 gigawatt/ora, ma rappresenta un punto importante sia dal punto di vista architettonico, come si può vedere, abbiamo anche salvaguardato alcune macchine del 1901, perché ovviamente quelle in esercizio oggi non sono le stesse, sono state salvaguardate anche per degli aspetti di architettura industriale, vengono organizzate delle visite sia con gli studenti sia anche con degli enti, in maniera tale da creare anche questa cultura e, diciamo, rappresentare quello che è l'aspetto dell'idroelettrico di questo territorio. Lasciamo la parte del fiume, dell'asta del Ticino, per parlare di un po' perché parlo di Lungo Val Grande, oltre, diciamo, all'imponenza della centrale, stiamo parlando di una centrale di circa 1000 MW di potenza, quello che questo primo era più grande era di circa 30 MW, quindi diciamo, degli aspetti, diciamo, di potenza rilevanti, ma l'aspetto importante di Lungo Val Grande è che la tecnologia cambia, non è più una tecnologia ad acqua fluente, quindi facciamo transitare l'acqua sul fiume, del fiume, verso le nostre turbine, ma è una tecnologia a pompaggio. Questo cosa fa sì? Che noi in fase di produzione abbiamo il bacino superiore che è il lago d'Elio e il bacino inferiore che è il lago Maggiore, perché, scusate, l'ho detto prima, il Val Grande sta sul lago Maggiore. Quindi in fase di produzione abbiamo il salto, che sono circa 753 metri, dove facciamo passare l'acqua dal lago Delio al lago Maggiore, turbinandola e produciamo energia.
L'aspetto importante della centrale di pompaggio invece è viceversa, nel senso che abbiamo la possibilità tramite delle pompe, che in questo caso sono 8 perché ogni gruppo è dotato delle pompe, di portare l'acqua dal lago maggiore al lago Tetto. Questo perché diciamo, è fondamentale per gli aspetti di regolazione. Un po' come si diceva prima della diga della Neolina che fa degli aspetti di regolazione, ecco, sì, degli aspetti di regolazione dell'albo, è necessario ancora di più l'aspetto di regolazione della rete italiana. Questo perché nella sua sinistra ci sono rappresentate delle foto per renderci conto anche della maestosità della centrale, che è tutta in caverna, tutta scavata all'interno di una caverna. Ma gli aspetti importanti della tecnologia del pompaggio sono raffigurati qui. Questi sono dei dati terra di un giorno, se ricordo bene, la settimana scorsa. Ci sono delle fasi durante la giornata dove il solare e il vento producono un'energia che ovviamente non è un'energia programmabile. L'energia solare e del vento non è programmabile. Quindi viene subito immessa nella rete, ma potrebbe non esserci la necessità di quell'energia. E quindi le centrali di pompaggio non fanno altro che in quella fase di utilizzare l'energia in eccesso per pomparla, in caso specifico di Roma, dal lago Maggiore verso il lago Tello. Questo fa sì che la tecnologia del pompaggio diventi una batteria naturale. È una batteria naturale che non spreca l'acqua, nel senso che non facciamo altro come si vedeva nel grafico precedente, che portava dal lago Maggiore, in questo caso dal lago Tellio, per turbinarla invece quando c'è necessità. I pompaggi nascono in maniera energetica passata, nascono durante l'idea nucleare, doveva servire per fare batteria e spegnere le centrali nucleari. È cambiato il mondo dal punto di vista energetico, ma il pompaggio ha oggi un ruolo forse ancora più importante rispetto a prima, in quanto non c'è il nucleare, che tutto sommato poteva anche essere una tecnologia programmabile, ma invece c'è la tecnologia con le rinnovabili, come il solare e il wind, che sono totalmente non programmabili, e quindi si può essere una batteria per la rete. Concludo con una riflessione sul passato, sul presente e sul futuro dell'idroelettrico. L'idroelettrico, si è detto anche prima, è iniziato alla fine del Novecento in Italia, è stata la prima tecnologia che ci ha permesso di illuminare le città. È la più antica delle fonti di energia rinnovabili, è sempre stata, diciamo, presente, è sempre stata in Italia anche una quota parte importante, soprattutto anche nel nord Italia, di energia rinnovabile. Non è un'energia antica, un'energia sì antica ma molto presente, perché oggi ha con l'utilizzo sostenibile della risorsa è un'energia che gioca un ruolo fondamentale. Gioca un ruolo fondamentale che nel futuro, aumentando anche l'efficienza tecnica dei macchinari, perché l'utilizzo dell'acqua rimane lo stesso, però la tecnica va avanti e quindi anche l'efficienza dei macchinari può essere anche a questo punto aumentata. Con l'aumento in termini di efficienza di questa tecnologia e, come dicevo prima, con l'importanza che ha le centrali di pompaggio, continua a rivestire e ad avere un ruolo fondamentale anche per il futuro. E rimane per noi l'energia, la tecnologia rinnovabile per eccellenza oggi e anche domani. Sollecitato, ha capito che dobbiamo recuperare del tempo che abbiamo utilizzato in altro modo. Allora inviterei a questo punto. Sei senz'altro tu, allora Arianna Panchina, dell'Università Statale di Milano, facoltà di Aria, sul altro tema delicatissimo, ovvero del rapporto acqua-agricoltura, in un particolare momento come quello che stiamo vivendo.
tocca a te, perché poi te lo senti. Buongiorno a tutti, io appunto sono Arianna Pacchi, lavoro al Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali dell'Università degli Studi di Milano, facoltà d'agraria che si è scissa in due dipartimenti, uno di Scienze Agrarie e Ambientali, l'altro alimentari, quindi di fatto ora sotto il cappello facoltà di agraria ci sono questi due dipartimenti. E in particolare faccio parte di un gruppo di ricerca che da più di 20 anni lavora per migliorare la gestione e la pianificazione della risorsa idrica in agricoltura a diverse scale spaziali, quindi dal singolo campo proponendo innovazioni per migliorare l'efficienza d'uso dell'acqua fino a scale spaziali territoriali, lavorando spesso anche con il gestore della risorsa agricola, quindi con i consorzi di bonifica e irrigazione e i decisori, quindi regioni. Ok, quindi questo lucido vuole riprendere un po' tanti dei discorsi che sono stati fatti finora, nel senso che è un'immagine, un uso del suolo che viene da Colin Landcover, quindi da satellite, e illustra, diciamo, a colpo d'occhio quello che è il sistema di risorse idriche che caratterizza la pianura padana. In particolare si vedono in rosso gli accumuli di acqua nei ghiacciai e nei vani, e dobbiamo pensare al sistema di risorse idriche come un sistema normale della pianura padana, come un sistema che vede senza soluzioni di continuità l'acqua stoccata appunto nei ghiacciai, nelle nevi che cadono nell'acqua alpino e in parte in quello appenninico, che scorrono fino agli invasi che non vediamo in questo lucido in questa immagine, agli invasi alpini, quindi di acque superficiali nei laghi alpini, che poi raggiungono i grandi laghi prealpini di cui abbiamo parlato, tutti regolati per consentire di spostare la disponibilità dell'acqua nel tempo, quindi le dighe spostano la disponibilità di acqua nel tempo mentre i canali la spostano nello spazio. Quindi i grandi laghi sono tutti regolati, il deflusso poi regolato dalle dighe di questi laghi percorre i fiumi che sono affluenti in sponda sinistra del fiume Po, che ovviamente arrivano con minor regolazione invece dalla parte degli Appennini in destra idrografica del fiume Po. E quest'acqua che scende appunto in questi corsi d'acqua viene a questo punto derivata da opere di derivazione storiche che hanno secoli e viene portata in fitte reti di canali fino all'ultimo appezzamento che deve essere irrigato all'interno della pianura. Quindi un sistema di risorse idriche superficiali molto ricco in molte aree della pianura coesiste tra l'altro con acque sotterranee, quindi con un sistema acquifero molto ricco, uno degli acquiferi più importanti in Europa, perché nel sottosuolo della pianura padana, che è un bacino sedimentario, noi abbiamo un sistema di acquiferi di cui il superficiale freatico viene ricaricato superficialmente dalle piogge e anche dall'irrigazione. Quindi laddove pensiamo a metodi irrigui tradizionali che distribuiscono acqua al campo e che effettivamente ne distribuiscono molto a fronte dell'evapotraspirazione delle colture, noi abbiamo anche tanta acqua che ricarica l'acquifero sottostante, cosa che possiamo permetterci quando acqua non c'è, e quando non c'è ovviamente ci costringe ad irrigare. Quindi forti interazioni tra uso irriguo dell'acqua e acque sotterranee, anche quindi acqua invasata nel primo acquifero superficiale. Questa immagine illustra le aree che erano già irrigate a metà dell'Ottocento in pianura padana. Vediamo che se pensiamo alla regione Lombardia ci mettiamo a cavallo di quest'area, quindi diciamo abbondantemente regione Lombardia vede delle aree che avevano sistemi irrigui già sviluppati secoli e secoli or sono, e sono poche le aree invece che vedono sistemi irrigui più recenti. Queste aree vedono sistemi irrigui più recenti perché hanno avuto una minore disponibilità di acqua, oppure anche
tecnicamente non era possibile portare in acqua le zone che sono rilevate. Infatti nei sistemi irrigui tradizionali, sono caratterizzati da opere di presa sui grandi fiumi per gravità, l'acqua entra per gravità nelle reti di canali e per gravità viene consegnata a ogni ultimo, fino all'ultimo campo dei sistemi irrigui stessi. Se possiamo fare questo, ovviamente utilizziamo risorsa idrica, forse in abbondanza, più che in sistemi in pressione, ma non usiamo energia, quindi perché l'acqua si muove per gravità fino all'ultimo campo. Quindi diciamo che dove vediamo le aree verdi, dove i sistemi irrigui si sono sviluppati già a partire dal 200, dal 300, dal 400, questi sistemi sono ancora sistemi irrigui per la maggior parte tradizionali, in cui l'acqua si muove sotto azione della forza di gravità e a campo vedono appunto metodi irrigui tradizionali. Se guardiamo la Lombardia, come dicevo, si colloca ampiamente in quelle aree che vedevamo in verde nel lucido precedente, quindi alcuni areali che per caratteristiche morfologiche del territorio e per disponibilità idriche da fonti superficiali hanno visto sistemi irrigui più recenti e quindi già realizzati, progettati e realizzati per essere più efficienti. Se guardiamo la regione Lombardia, vediamo il territorio padano della regione Lombardia, possiamo vedere la distribuzione dei metodi irrigui a campo in questa immagine. Il sistema agricolo lombardo si basa fortemente sulla disponibilità di acque superficiali, abbiamo 800 metri cubi al secondo di portate derivate in concessione agli enti irrigui, non sempre queste portate sono derivate, non sempre sono disponibili, sono le portate in concessione. Abbiamo circa stimati 40.000 km di canali che spesso sono non rivestiti, il che significa che l'acqua transita attraverso questi canali, infiltra e ricarica di nuovo il primo acquifero. I metodi irrigui prevalenti sono riportati con i colori nell'immagine e vediamo lo scorrimento nella parte centrale della pianura che copre ancora il 60% del territorio, la sommersione che riguarda le aree a riso, che ovviamente riguarda la Lomellina e la parte occidentale della provincia di Milano, e poi aspersione e microirrigazione, quindi vuol dire meno di pressione, quindi acqua che per essere utilizzata e distribuita al campo in pressione deve essere messa in pressione nelle aree, come vi dicevo precedentemente, quindi oltre Pavese, tutta la parte est della regione e localmente in tante aree, altre zone. Laddove abbiamo reti in terra e metodi irrigui tradizionali, scorrimento e sommersione, noi abbiamo, come dicevamo, percolazioni verso l'acquifero sottostante e ricarica dell'acquifero sottostante. Che non vuol dire che l'acqua è persa, l'acqua ovviamente è persa a campo, se noi guardiamo il singolo campo, l'acqua percola esce dalla zona radicata, non è più utile per la cultura. Tuttavia l'acqua non viene, non si distrugge quando lascia la zona radicata di ogni singolo campo, ma alimenta l'acquifero freatico e torna alla luce, storicamente tornava alla luce, in un'ampia fascia che attraversa, per quanto riguarda la Lombardia, ma poi vediamo in realtà che la pianura padana è anche in destra e in sinistra idrografica in parte, molto meno, ma anche in destra idrografica del fiume Po, in fasce, questa è chiamata media pianura idromorfa, dove l'acqua della freatica viene a giorno in quelli che vengono chiamati, sono stati sempre chiamati fontanili, quindi sorgenti, semi naturali che l'uomo aiuta a produrre portate poi l'acqua. Nella fascia di fontanili e anche in ampi tratti dei corsi d'acqua che attraversano appunto quell'area in cui la soggiacenza di falda è limitata. Quindi quest'acqua poi viene riutilizzata, è stata storicamente riutilizzata per l'irrigazione, aumenta l'efficienza e il rigore complessivo del sistema, di quanto ovviamente è difficile quantificarlo e molto dipendente dalle situazioni locali. Ovviamente tutto questo ha funzionato per secoli, funziona, e questo parlavamo di agricoltura tra passato e futuro, funziona spesso in cui la risorsa idrica è disponibile, ovviamente ci troviamo in una situazione di clima che sta cambiando. Questo è un elaborato a partire dai dati ARPA che illustra le precipitazioni
precipitazioni cumulate sulla Lombardia tra febbraio e luglio del 2022 a fronte di uno storico tra il 2006 e il 2020, quindi vediamo che ci troviamo, ci siamo trovati lo scorso anno, con precipitazioni che erano inferiori tra febbraio e luglio rispetto alle minime di questa serie storica, quindi sono diminuite le precipitazioni durante i mesi primaverili, sono diminuite le precipitazioni nevose durante i mesi invernali, di conseguenza non solo le precipitazioni durante la primavera sono venute meno, ma gli accumuli di risorsa idrica, come si diceva insomma, nelle relazioni precedenti sul acqua al pugno, che hanno portato ad avere una minore disponibilità di acqua che arrivava ai laghi Gremlini e quindi poi conseguentemente disponibile per l'agricoltura. In questa immagine vediamo un'analisi delle portate annuali, quindi portate vuol dire mettere i cubi di acqua che transitano attraverso una sezione del corso d'acqua. In questo caso il corso d'acqua è l'Adda a monte del lago di Como, quindi questa è la sezione d'ingresso dell'Adda nel lago di Como. In grigio vediamo l'andamento delle portate storico, con un picco, come dicevamo, e si allinea con quanto si diceva precedentemente nelle relazioni precedenti, intorno al mese di giugno, un minimo estivo e poi di nuovo un massimo, un secondo massimo relativo durante l'autunno. Questi colori in colore invece sono serie proiezioni di andamenti di portate a partire dagli anni diciamo vicini a quello in cui ci troviamo fino al 2100. Quindi quello che si vede, questo è un caso specifico, ma lo stesso discorso può essere fatto su diversi corsi d'acqua nell'acqua alpino, è che quello che accade è che si anticipa il picco di scioglimento delle nevi, si abbassa il picco perché via via saranno meno disponibili e diminuisce la disponibilità durante i mesi estivi. Quindi avremo a che fare con una situazione del genere e talvolta con una situazione del genere, quindi con una riduzione delle precipitazioni in primavera. E quindi necessariamente l'agricoltura necessita di misure di adattamento. Misure di adattamento che crediamo dover necessariamente passare attraverso una migliore conoscenza del sistema. Quindi nel gruppo di ricerca in cui lavoro come filosofia proprio di lavoro e come modalità di interazione poi appunto con gli enti gestori e con gli enti decisori, cioè quella di pensare alla raccolta del dato, alla conoscenza del sistema come primo passaggio per poi arrivare a una modellazione del sistema e quindi poi ha la possibilità di pianificare il sistema e gestire. Quindi un lavoro è stato fatto importante dal nostro gruppo di ricerca negli ultimi anni per appoggiare Regione Lombardia e Ampi Lombardia nella costruzione di un database che si chiama CEDATER, anzi CEDATER è il centro dati che ha portato allo sviluppo di questo database, che centralizzasse il più possibile informazioni riguardanti i sistemi irrigui regionali, perché se noi non conosciamo le portate disponibili che transitano nei diversi nodi delle reti irrigue, difficilmente possiamo utilizzare dei modelli per prevedere che cosa succederebbe e di conseguenza poi per poterlo gestire. Quindi vado molto brevemente perché direi che il succo di quello che volevo dire era già tutto qui. Poi noi abbiamo messo a punto nell'arco appunto di questi ventenni un modello che consente di stimare i fabbisogni irrigui del territorio tenendo conto delle caratteristiche dei suoli, dei dati climatici, delle colture presenti. Il modello suddivide il territorio con una griglia a maglie regolari e consente di stimare i fabbisogni. Conoscendo i fabbisogni e conoscendo le disponibilità, noi possiamo prevedere i deficit. Quindi qui, per esempio, si vede lo stesso modello che viene applicato al bacino dell'Adda, questa è tutta l'area agricola a valle dell'Adda e a valle del lago di Como irrigata con l'acqua dell'Adda, utilizzando un modello di quel genere, accoppiato a un modello che ci consente di
il rilascio dal lago a un modello che ci consente di tenere conto delle perdite nelle reti di irrigue, a un modello che ci permette di calcolare, anche tenendo conto di scenari di cambio climatico, gli afflussi al lago, noi possiamo di conseguenza andare a confrontare il fabbisogno irriguo del territorio, comunque i metodi irrigui, comunque le colture, con le disponibilità e produrre mappe di questo tipo. Quindi andare a vedere nello stato di fatto quali sono le aree a criticità irrigua, quindi dove il fabbisogno supera la disponibilità, e sulla base di questo quindi lavorare per cercare soluzioni di adattamento che potrebbero passare, per esempio, per riconversione di metodi irrigui, ma mirate in zone specifiche, quelle in cui si verifica una scarsità idrica. Accanto a questo lavoriamo anche su altri fronti per cercare di sperimentare prima di tutto e poi supportare la diffusione di tecnologie di innovazione in agricoltura. Quindi portiamo avanti sperimentazioni negli ultimi anni più recenti, per esempio sulla, per quanto riguarda le reti irrigue, sulla automazione nella regolazione delle reti, perché se noi, se pensate alle reti irrigue come reti dove è possibile in alcuni tratti anche accumulare la risorsa, quasi andando nella direzione di un bacino quasi di accumulo, noi possiamo avere una maggiore flessibilità nella gestione. E questo per quanto riguarda le reti irrigue. E poi lavoriamo invece al campo per innovare i diversi sistemi irrigui, dai tradizionali, perché crediamo che ci sia da fare anche, che non dobbiamo convertire l'agricoltura e l'irrigazione in tutta la pianura a goccia, ma siamo Israele, non siamo ancora in questa situazione, magari ci arriveremo e ci penseremo, però al momento attuale ancora non siamo in quella situazione, per cui possiamo pensare di innovare con tecnologie, intelligenza e soluzioni mirate i metodi irriganti tradizionali. Con l'ente RISI, l'ente nazionale RISI, stiamo negli ultimi anni sperimentando questa tecnica che prevede una sommersione, una semina in acqua, utilizzando l'acqua quando non è utilizzata dalle altre colture, quindi presto nella stagione, tra aprile e maggio, e poi dall'accestimento un'alternanza di periodi di sommersione asciutta legata allo stato idrico del suolo. Questo consente anche eventualmente, avendo paratoie automatizzate al campo, ma non necessariamente. In modelli valutiamo anche l'effetto di tecniche di quel tipo su vaste porzioni di territorio, questo è l'andamento di falda con l'adozione di diversi metodi irrigui su un distretto irriguo di 1000 ettari per 2 anni, quindi siamo al 2019-2020, gli effetti appunto dell'introduzione di queste tecniche sulle falde, quindi valutiamo gli effetti sui fabbisogni del territorio, dell'introduzione di queste tecniche e sulla falda freatica. Quello che abbiamo osservato è che riusciamo a risparmiare un 25% nel mese di picco, di conseguenza non è poco per molte aree adottando una tecnica di quel genere. In area RISO abbiamo lavorato, abbiamo preso un progetto che è appena partito da lavorare sulla sommersione invernale per vedere gli effetti della sommersione invernale sulla ricarica del primo acquifero, perché potrebbe essere un importante strumento, tra l'altro sovvenzionato dal PSR della Regione Lombardia, per ricaricare l'acquifero durante i mesi invernale. Certo che se sommergiamo piccole porzioni di territorio l'effetto sulla falda è irrilevante, nel senso che la falda si innalza localmente e subito riscende. Se noi riusciamo a sommergere ampie porzioni di territorio potremmo avere ovviamente uno stoccaggio di volumi importanti. Certo c'è ancora da lavorare per capire dove va quell'acqua che andiamo a mettere nell'acquifero in che tempi, però appunto questo è oggetto di un progetto appunto che abbiamo fatto. Stiamo lavorando anche l'irrigazione a scorrimento, vedendo se anche qui nella direzione di aumentare la flessibilità, invece di avere turnazioni fisse dettate dai consorzi irrigui, provare a vedere se un'irrigazione a domanda, sempre per scorrimento del mais, può aumentare l'efficienza d'uso dell'acqua. Anche in questo caso vediamo che possiamo arrivare a risparmi idrici del 25%, essendo anche sempre molto cautelativi nei confronti delle agricolture, quindi non spingiamo mai il momento dell'intervento irriguo, il volume somministrato, tanto da mettere il rischio la coltura, quindi lavoriamo sempre in situazioni comunque cautelative. Poi invece negli areali che sono già caratterizzati da un approvvigionamento di acqua per pompaggio, ecco che lì possiamo
ci propone. Questo è il caso per esempio di un'azienda Meisner Bresciano di 300 ettari in cui abbiamo utilizzato tecnologie, sensori geofisici per mappare le caratteristiche dei suoli in maniera speditiva e poi abbiamo gestito l'acqua, per esempio un PV in queste macchine irrigue che somministrano acqua per aspersione, tenendo conto delle caratteristiche del suolo. Abbiamo applicato lo stesso tipo di approccio sull'intera azienda, anche qua, vedendo che anche con l'aspersione riusciamo a risparmiare il 20% di acqua. Lo stesso quando parliamo di irrigazione a goccia e subite, dove addirittura la mappatura del suolo può portare a progettare degli impianti che tengano conto della variabilità dei suoli, per cercare di non distribuire in maniera uniforme l'acqua, ma tenere conto della variabilità del suolo in vigneto, che spesso è tra l'altro molto spinta. E anche in questo caso, proprio perché poi gli agricoltori con l'irrigazione su vigneto devono prendere ancora dimestichezza, perché nel nord Italia è abbastanza nuova, e gli risparmi idrici possono essere molto importanti. Ultimo punto, stiamo lavorando anche in ambito agritecnico di PNRR, sulla possibilità di riutilizzo delle acque reflue da depuratori, andando a individuare distretti, in particolare questo per il depuratore di Peschiera, distretti che potrebbero riutilizzare una doppia rete l'acqua del depuratore accanto all'acqua delle fonti tradizionali. Quindi, concludendo, sicuramente misurare, paradigma delle premie, prima misurarsi, poi modellare, poi gestire. Se non si hanno misure chiare degli utilizzi idrici dell'agricoltura, possiamo andare poco lontano nelle misure di adattamento. Non esistono soluzioni adatte a tutti i sistemi irrigui, ma soluzioni ad hoc per le diverse situazioni. La conoscenza del sistema ci permette anche di individuare le soluzioni appunto più idonee alle diverse situazioni. E sicuramente dappertutto possiamo migliorare l'efficienza di uso dell'acqua già migliorando la parte gestionale, l'uso dell'informazione che ormai è molto disponibile, il coordinamento tra i soggetti, pianificatori e gestori, nonché tra i settori di utilizzo. Abbiamo visto appunto che l'acqua si è uso nel territorio usata da molteplici settori e per molteplici utilizzi, una maggiore flessibilità e avviare, dove necessario, ovviamente l'hardware, quindi realizzare nuove infrastrutture, ma in modo mirato. Questi sono i progetti, insomma, che Regione Lombardia, con la struttura di ricerca, stiamo portando avanti su vari temi. Chiederei a questo punto sul ruolo dei parchi e la biodiversità un intervento a Claudio Di Paola, che è direttore del Parco del Ticino. Grazie. Grazie. Buongiorno a tutti. Allora, il ruolo dei parchi. Science, cioè tutti potranno aiutarci a tenerlo aggiornato in qualche modo, e
da questo punto di vista, solo vedendo questi dati, ci rendiamo conto di quale sia la responsabilità che ciascuno di noi ha rispetto allo stare in un determinato territorio. Stiamo parlando del Parco del Ticino, potremmo parlare di tante altre aree protette. Io parto con una grossa provocazione, però, perché mi sono chiesto ieri, quando stavo preparando questa presentazione, ma il nostro è un ruolo o è una penitenza che dobbiamo pagare a qualcuno? Perché dico questo? Perché mi permetto di usare questa provocazione? Perché sono tantissimi anni che cerchiamo di porre sul tavolo determinati problemi. Vedremo poi con qualche esempio di qualche progetto attuale, anche per esempio le tematiche dell'acqua irrigua, ma mi riferisco anche per esempio al tema dell'energia, faccio solo questa divagazione. Nel 2007, Dario, abbiamo fatto approvare dalla nostra comunità del parco un piano per l'energia rinnovabile. Quindi andando a prevedere che ci sarebbe stato un bisogno drammatico di quella fonte di energia, che abbiamo dimostrato con dei numeri, col Comitato Termotecnico Italiano, che abbiamo già una grande quantità di energia che viene sprecata, perché viene prodotta ma non utilizzata. Ci ritroviamo oggi a parlare di quel problema e la soluzione diventa quella di coprire i nostri campi con i pannelli fotovoltaici. Capite perché mi permetto di dire che oggettivamente noi in questo senso cominciamo a essere un pochino stanchi di continuare a lanciare non degli allarmi ma dei segnali di un cambiamento che sta avvenendo a tutti i livelli senza essere ascoltati. Oggettivamente non ci accontentiamo di fare un testamento morale per le future generazioni, di dire quanto era bello l'ambiente, abbiamo fatto il nostro mestiere, ok, purtroppo il mondo che cambia, il clima che cambia, no, non è questa la modalità di affrontare le problematiche, non è questo il ruolo che ci è stato affidato e non ci arrendiamo rispetto a questo tipo di approccio. Oggettivamente abbiamo tanti ruoli, perché inevitabilmente legati proprio anche direttamente o indirettamente al tema dell'acqua, i ruoli teorici sono molti. Siccome resta tra poco, mi dice che devo correre, vado ai ruoli pratici, perché sostanzialmente ho provato a coniugarli. Nel momento in cui si parla di tutela, è chiaro che nel caso del Parco del Ticino la tutela principale è quella legata al fiume, perché è lì che comunque sta la ricchezza d'acqua. Abbiamo visto prima, tra l'altro, quale ricchezza sia sotto mille forme, ma talmente anche quella della produzione di energia, che diventa fondamentale in un contesto come questo. Sul discorso qualità delle acque, la sensibilità è cresciuta, ma non ancora abbastanza. Abbiamo un'esigenza di rivedere la pianificazione, perché in qualche modo ci si sta muovendo con delle logiche di portate che sono completamente diverse dai modelli storici. Per cui, da questo punto di vista, veramente anche solo le fasce di esondazione fluviali non sono più quelle che abbiamo mappato fino ad oggi. Stiamo lavorando con università, centri di ricerca a qualsiasi livello per capire l'impatto di queste situazioni, di questi cambiamenti. Lo diceva qualcuno stamattina, che io scusa non ricordo chi fosse, a citare la tematica, per esempio, di alcune specie ittiche. Noi abbiamo, con le acque del Ticino, alimentato per decenni alcuni tra i principali allevamenti di trota della pianura padana. Non ci sono più le condizioni per allevare la trota. Questi allevamenti hanno in parte già chiuso e tra poco chiuderanno definitivamente, si orienteranno su altre specie ittiche, perché in qualche modo anche nel nostro incubatorio ittico che gestiamo direttamente, questo inverno la trota marmorata non è stata in grado di riprodursi perché le temperature non sono scese sotto quel delta che permetta in natura alla specie di cogliere il segnale che è arrivato un momento riproduttivo. Quindi è uno scenario che ha bisogno di tantissima ricerca, di tantissima analisi. Non abbiamo mai affrontato problemi di questo tipo in un determinato contesto. Stiamo dialogando il più possibile, siamo sempre presenti al tavolo regionale per le risorse idriche e agricoltura. Devo dire che non so quali risultati riuscirà a produrre nel lungo periodo, ma è stato un buon momento di sintesi. Per quanto mi riguarda, è la prima volta.
vedo effettivamente intorno al tavolo interessi a volte anche contrapposti sul tema dell'acqua, che cercano di trovare una soluzione, che cercano di trovare una sintesi. I progetti, l'orientamento, l'educazione, non vado oltre perché vado su degli esempi di azione in modo tale da essere ancora più chiaro se possibile rispetto al mestiere che cerchiamo di fare. Ho scelto di utilizzare un progetto in particolare sia perché si muove a una scala territoriale più ampia, quindi permette di andare oltre i confini del Parco del Ticino, di arrivare alle colline del Rovarese, di arrivare quindi a integrare di fatto sia il concetto di riserva della biosfera, quindi Ticino Valgrande del Verbano, un contenitore più ampio di territorio, di natura e di cultura, sia quello che è invece il concetto della legge 28 del 2016, quindi di ambito territoriale ecosistemico, con tutta quella porzione di Lomellina che non è in capo al Parco del Ticino, non è parte della riserva, ma è comunque in un sistema di coordinamento complessivo. Che cosa abbiamo fatto? Come vedete, abbiamo messo intorno al tavolo tantissimi enti che si occupano di acqua per ragionare davvero in rete fra enti e della rete di acqua sul territorio, cercando di andare ad approfondire le conoscenze nell'interesse di tutti, sotto il profilo della bonifica e dell'irrigazione innanzitutto, ma di tutti quei meccanismi che ci permettano di andare anche ad avere degli elementi di valorizzazione del sistema ambiente e della biodiversità. Chiaramente sapete che nel 1988, che ormai qualche anno, promuoviamo culturalmente e praticamente il sistema delle marcite, non tanto e non solo per il valore intrinseco di questo tipo di cultura storica dal punto di vista della biodiversità, ma soprattutto per quel che significa la circolazione dell'acqua invernale. Diceva poco fa la stessa Facchi, ma lo ribadiremo nuovamente, è attraverso la continua ricarica delle falde nei periodi dell'anno in cui l'acqua irrigua non serve a nessuno teoricamente, che si possono raggiungere risultati migliori poi nei periodi invece in cui effettivamente tutte le colture idroesigenti arrivano in campo. Quindi qui abbiamo lavorato un po' facendo sintesi, zone umide, marcite, bose, realtà piemontese, adesso ve la faccio vedere, riqualificazione dei boschi trofi, un po' tutti i possibili interventi che consentano di valorizzare l'acqua sul territorio. Un accenno velocissimo a questa realtà che non è comune per la nostra zona, parliamo di terreni argillosi, siamo in ambito vitifero in questo caso, quindi buche naturali scavate che contengono l'acqua piovana che permettono di innescare patrimonio di biodiversità straordinaria, ma che sono molto utili anche all'agricoltore che li usava per esempio preparare tutti i prodotti da utilizzare per la gestione del vigneto piuttosto che per piccole irrigazioni di subcorso. Abbiamo lavorato con i consorzi di bonifica per andare a cercare di dare quel minimo di naturalità fondamentale sotto il profilo della biodiversità a quei tratti di canalizzazione che necessariamente storicamente sono totalmente cementati. Parlo soprattutto dei canali secondari che derivano dal Vendolese, per cui c'è il concetto che in quell'area, in quella zona, si ritiene meno importante che in altre aree la continua perdita, tra virgolette, che non è una perdita, un investimento verso la falda, e quindi in questo caso si possono però apportare dei piccoli interventi che aumentano tantissimo la capacità del territorio di avere un benefit dalla presenza di acqua. Stessa cosa con l'altro consorzio in sponda destra orografica, dove sono state realizzate delle frotte, in questo caso sempre a margine di queste realtà. Questo è un esempio invece, anche qui è da tanto tempo che ci si prova, avere tanti canali magari con sprovincimento molto verticale significa poi dover preoccuparsi anche degli aspetti faunistici, e in questo caso appunto sono stati messi a punto anche degli scivoli per permettere ai caprioli di mettersi in salvo una volta che vanno a finire nel canale. Da questo punto di vista, la circolazione dell'acqua invernale, a nostro avviso, in tutte le forme, è e rimane un elemento fondamentale. Quando poi siamo arrivati in Lomellina, abbiamo scoperto che c'era una gazzaia, che è una delle gazzaie più importanti di tutta la provincia di Pavia, che è la gazzaia di Sant'Alessandro,
tirato le somme con tutti quanti gli scientifici del progetto. E per l'ennesima volta viene fuori che abbiamo dei numeri che possiamo mettere sul tavolo per andare a calcolare in effetti i benefit che questo tipo di azioni comportano e quindi riuscire a parlare una volta per tutti i servizi ecosistemici, cioè se ne parla tantissimo tempo, si quantificano dal punto di vista, come posso dire, naturalistico, ma quando poi si tratta di arrivare al passo successivo che è il pagamento del servizio ecosistemico, quindi al calcolo di valore o al pagamento del price-like, quindi sostanzialmente quello che eroga l'ente pubblico, perché in teoria in purezza il meccanismo del servizio ecosistemico dovrebbe essere un do-des tra due soggetti principalmente privati, ma oggettivamente ci sono tutti gli strumenti per riuscire a fare il salto di qualità. Il presente però è questo, il presente è pochissimo. Abbiamo visto prima, in questo momento noi dovremmo trovarci nei picchi di piena primaverile del fiume. Bene, dal 6 di aprile noi siamo in deroga rispetto allo scenario estivo del minimo deflusso vitale, perché nell'interesse di tutti abbiamo concordato di far fare anche al fiume, ha fatto un sacrificio Enel da 10 metri cubi al secondo, ha fatto fare un sacrificio al Ticino da 7 metri cubi al secondo tra il 6 aprile e il 31 di maggio, con la logica di poter stoccare un po' di acqua nel lago Maggiore, che era più 30 cm, quindi 60 cm sotto la media storica di questo momento, e tenete conto che praticamente in un mese, perché è passato un mese esatto, siamo riusciti ad accumulare acqua fino a 84 cm, quindi pochissima, nonostante questo sacrificio. E in realtà questo dovrebbe essere il momento dei 700 metri cubi al secondo nel fiume. Questi dati da soli danno la dimensione del problema. Le campagne sono queste anche perché la scelta è quella di fare regime asciutta. È più comodo, più gestibile, più facile con le lavorazioni, per certi versi molto più vulnerabile però, perché l'anno scorso le perdite maggiori di produttività sono state con questa tecnica. Chi ha usato la tecnica classica, che era il passato, è riuscito ad ammortizzare molto meglio, quindi con la tecnica della sommersione anziché dello scorrimento, ma in qualche modo facciamo una gran fatica a fare in modo che il sistema percepisca anche la responsabilità sociale di queste scelte, forse oltre che forse la convenienza economica. Il presente è anche questo, purtroppo. Quest'inverno abbiamo avuto questo caso straordinario, ci ha portato addirittura a fare tutti insieme la marcia dell'acqua del Rio Grande, ma non è l'unico caso, dove effettivamente dei problemi oggettivi legati alla manutenzione, non diversamente affrontabili per le regole burocratiche e strategiche dei fondi che vengono utilizzati, ha fatto sì che per 6 mesi questo corso d'acqua non abbia visto nulla che non fosse il fondo secco. Questo ha provocato un abbassamento della falda, tutto il suo comprensorio, devastante chiaramente, antistorico, e da questo punto di vista voi potete vedere in queste immagini che dei fontanili assolutamente vivi e ricchi d'acqua fino a 6 mesi fa, sostanzialmente ancora in questo momento sono asciutti o quasi. Ce n'è qualcuno che si è asciuttato per ultimo, che sta ripartendo prima, quindi vuol dire che è collegato probabilmente a un livello un pochino più superficiale, scusate, un pochino più profondo di falda, ma quelli più superficiali di fatto sono completamente secchi. Un altro esempio drammatico è quello legato agli ambienti di riproduzione del Pneumote. Abbiamo un life in Sulicus in corso, abbiamo tutta una serie di progetti, abbiamo investito tantissimo in termini culturali, scientifici ed economici per andare a ricreare delle condizioni ideali per questa ed altre specie praticamente minacciate, se non quasi estinte. La situazione del 2019, quella dell'immagine sopra, qui siamo nel comune di Arsago Seprio, la situazione attuale è puntuale quella che vedete sotto. Cioè non c'è acqua, non si riesce, soprattutto nel momento in cui si arriva in collina, prima si incendono, ad avere acqua. Non abbiamo la bacchetta magica, diciamo sempre noi, e non sappiamo quanto possano essere risolutive quel
oggettivamente, a nostro avviso, bisogna innanzitutto abbattere tutte le barriere culturali per far sì che l'acqua maggiore diventi il maggior contenitore d'acqua possibile. Sappiamo che ci sono tanti interessi in gioco, interessi turistici, il Veneto, l'acquale e quant'altro, ma in una situazione di dramma di questo genere probabilmente bisogna dare un peso diverso alla necessità di stoccaggio dell'acqua. Quindi fortunatamente, sapete, abbiamo dovuto addirittura passare attraverso la sentenza del Tribunale delle Acque per far sì che la sperimentazione proposta dall'autorità di bacino a più 1,35 idrometrico venisse sdoganata poche settimane fa. Ci auguriamo di non vedere più questo tipo di approccio e che ci si possa rendere conto della necessità assoluta di utilizzarlo, perché altrimenti non abbiamo né acqua per il flusso di umidità, ne parlerà il relatore dopo di me, né acqua per l'irrigazione, né acqua per la produzione di energia e quant'altro serve. Se ricarichiamo la falda, lo spiegava bene prima la professoressa Facchi, nel momento in cui la falda è più alta, l'efficienza dell'irrigazione aumenta. Quindi chiaramente con la minore quantità di acqua si riesce a ottenere un risultato migliore. Chi fa l'agricoltore, chi ha fatto l'agricoltore come me, lo sa bene che nel momento in cui la falda è alta, a parità di portata del fosso, arrivo prima a sommergere tutta la mia campagna quando faccio l'irrigazione soprattutto. Per cui oggettivamente il PSR è non solo da sfruttare appieno per quanto riguarda le sommersioni invernali. Stiamo facendo di tutto, abbiamo chiesto un tavolo specifico per impedire che le manutenzioni dei grandi navigli avvengano ancora con dei periodi di asciutta così lunghi. Stiamo cercando di favorire appunto la coltivazione del riso con tecnica classica anche coinvolgendo altri enti e altri soggetti. Stiamo anche cercando di impedire l'ulteriore cementificazione del terrigo, perché attenzione, una delle risposte che viene data è questa: c'è meno acqua, la devo portare via là, se vado a cementificare per chilometri riesco a portarla dove voglio. Bene, ma quali sono le conseguenze del non aver disperso quel minimo di acqua lungo la rete? Perché oggettivamente probabilmente poi l'acqua mi diventa meno efficiente. L'altra questione molto delicata è quella delle innovazioni tecnologiche. Noi abbiamo già autorizzato alcuni impianti di GO con non poca sofferenza, cercando di ponderare bene, ma anche perché ci interessa monitorare e capire. Cioè abbiamo bisogno, al di là di tutte le conoscenze scientifiche di carattere generale, di vedere nel nostro territorio che cosa succede. Ma abbiamo la sensazione di saperlo già, purtroppo, perché certamente dal punto di vista della biodiversità questo diventa un elemento decisamente deprimente. Chiaro, utilizzo meno acqua, perché per esempio sono più osso, questi grandi aspersori, diciamo, mi chiamo così, che passano sopra le nostre campagne, quando voglio avere appunto utilizzo meno acqua, lo utilizzo nel momento migliore, la vado a prendere dai pozzi, magari non dalla rete irrigua, altro problema non da poco. Nella sola provincia di Pavia sono stati chiesti 150 pozzi di soccorso irrigui in un anno. Di questi, 2/3 sono in Lomellina, lungo il torrente Agonia, che è la zona di maggior sofferenza lo scorso anno per quanto riguarda la coltura del riso. Ma nessuno sa che impatto avranno 150 pozzi in più di prima falda in pochi chilometri quadrati. Potrebbe essere una catastrofe, ma siccome le norme non consentivano, quando sono state scritte, di conoscere o di immaginare una situazione come questa, diventa anche impossibile impedirne la realizzazione, perché in effetti il problema c'è. Fortunatamente la Principalia ha agganciato, grazie alla società che gestisce le acque in città Pavia, un sistema di monitoraggio reale della falda, e questo dovrebbe quantomeno permetterci di capire che cosa succede e poter imporre di chiudere i rubinetti laddove effettivamente si vada a creare un problema. Dobbiamo mantenere l'irrigazione scolastica più possibile, questo è secondo noi l'elemento di sommersione naturalmente, e cerchiamo di aumentare naturalmente il traffico. Adesso
certo. So che tu sarai sintetico, anche perché ci aspetta poi il buffet. Sarò sinteticissimo. Allora, io sono Roberto Vellata, rappresento il coordinamento Salviamo Ticino, quindi rappresento le associazioni che lungo l'asta del fiume hanno da sempre a cuore le sorti del fiume del Corso. All'inizio del 2000 abbiamo visto gravi problemi che aveva il fiume, sì, per quanto riguarda la quantità dell'acqua che è la sua qualità. Abbiamo federato un'associazione dalla Svizzera fino a Pavia, abbiamo costituito il coordinamento Salviamo Ticino. In quell'anno, nel 2006, poi avevamo anche raccolto, perché la sensibilità delle genti del Ticino sui problemi dell'acqua del fiume è molto importante. Abbiamo raccolto 20.000 firme per l'introduzione del DMV, del deflusso minimo vitale, contro l'inquinamento delle acque, che è un problema ancora oggi presente, e lì chiedevamo anche la costituzione del nostro sogno di un unico parco interregionale. Questo abbiamo, in questi anni abbiamo fatto tante manifestazioni, la principale è il Big Jump, la festa europea per la vita e per la mobilità dei fiumi. Nello stesso giorno in Europa svolge questo grande tuffo per sensibilizzare, diciamo, il ritorno al buono stato ecologico dei fiumi e alla loro vulnerabilità. Da ultimo abbiamo fatto la marcia dell'acqua, che è stata anche da Ovest, sul problema dell'irrigazione durante l'inverno, che è in carattere grande. Questa è la foto del grande tuffo dell'anno scorso a Pinavale della Riviera del mio libro. Vai. Ecco. La legislazione italiana in tema di tutela dell'ambiente deriva essenzialmente dalle direttive europee, dalle normative comunitarie. Quindi i fiumi europei, i fiumi italiani, fino alla direttiva 4 sulle acque del 2000, praticamente erano senza diritti, o quasi senza diritti. I diritti li hanno acquisiti con questa direttiva 4, che prevede entro il 21/12/2004 l'adozione del deflusso ecologico. Ora sui fiumi c'è il deflusso minimo vitale, ma non il deflusso ecologico. Entro il 2027 bisogna raggiungere anche la vulnerabilità dei fiumi e il buon stato ecologico dei fiumi. Ho scoperto, preparando questo intervento, che nei prossimi giorni entrerà in vigore questo regolamento europeo, il 23 giugno 23, che disciplina i requisiti minimi degli acque per il loro rilievo. Delle acque per il loro riutilizzo in agricoltura. Di fatto in Italia oggi solo il 5% delle acque delle reflue vengono riutilizzate in agricoltura, perché ci sono delle norme troppo restrittive, oltre che dei pregiudizi anche da parte degli agricoltori e dei consorzi irrigui, che derivano dal decreto ministeriale 185 del 2003, che ha norme troppo restrittive. Ora questo regolamento europeo diminuisce queste soglie, e ricordate che i regolamenti, a differenza delle direttive, contengono normative direttamente applicabili negli Stati europei. Quindi, mentre la direttiva quadro sulle acque ha dovuto attendere il recepimento nella legislazione italiana, che è avvenuta con il testo unico ambientale dal 2006, questo regolamento è direttamente applicabile. È chiaro che per i problemi del Ticino, di dirottare le acque reflue direttamente nella rete irrigua costituirebbe la soluzione di tutti i suoi problemi di qualità delle acque. Dal deflusso minimo vitale al deflusso ecologico. Il Ticino è il secondo fiume italiano per portata, ha una portata media di 240 metri cubi anni, media annua. Il DMV per tutti i fiumi è stato calcolato per legge il 10% della loro portata. Quindi il Ticino di DMV di 24 metri cubi al secondo. È stato introdotto in via definitiva sulla base di un protocollo tra la Regione Piemonte e Lombardia nel 2017, ma i 24 metri cubi non vengono rilasciati allo stesso modo durante tutto l'anno. Si è deciso, soprattutto per la convenienza, per le necessità di erogare meno acqua durante i mesi estivi, di erogare più acqua in autunno, quando ormai per la,
per lei qualcuno non serve più, e di invece erogare 24 metri cubi da gennaio a maggio. Ecco, questo è lo schema idraulico del Ticino, non so se lo conoscete, in cui sono indicati tutti i prelievi che tutto il fiume subisce. La zona più critica da sempre, quella che è stata introdotta in DMU, è quella appena valle del Ponte Agudo fino al Ponte di Torbido, e lì il canale, quel tratto, il canale industriale, deriva tutta la zona. Quindi pensate che fino dal 1993 al 2010 circa, quando si è cominciato a sperimentare il flusso minimo vitale, in questo tratto di fiume praticamente di acqua non ne rimaneva, quindi rimanevano 5-7 metri cubi. Quindi da quando poi nel 2017 è entrato in vigore il DMU, allora anche quel tratto di fiume ha avuto una portata d'acqua. Però anche in questa fase abbiamo registrato dei problemi nell'applicazione del DMU. Quindi la prima battaglia, noi abbiamo avuto cura delle battaglie e anche nei confronti degli enti che si occupano di questa questione. Quindi la prima battaglia che abbiamo dovuto compiere, che è stata anche giudiziaria, che ha avuto svolte anche giudiziaria, è quella per ottenere i dati sul DMU del Ticino. Il consorzio del Ticino attraverso il proprio sito laghi.net non pubblicava. Tutti gli altri consorzi dei grandi laghi più alpini lo pubblicavano. Il consorzio del Ticino non li pubblicava, abbiamo fatto richieste di accesso agli atti, ci è stata negata e quindi abbiamo dovuto ricorrere al TAR, al Consiglio di Stato. Oggi i dati li potete leggere. Ecco. Poi, no, aspetta. Nell'applicazione del DMU c'è un punto critico, assolutamente critico, fonte di continue segnalazioni da parte nostra a tutti gli enti preposti, che è quello dei 24 metri cubi, quando arrivano alla filarmola del Naviglio Augusto, a Cambia Mimosate, vengono deviati verso la centrale idroelettrica e il fiume rimane privo per alcuni chilometri del DMU. Quando voi sapete che la regola del DMU che a monte e a valle di ogni opera di presa quei 24 metri cubi ci devono sempre essere. Quindi abbiamo scoperto, in relazione a questa questione, che nel 2023 non disponiamo ancora di un'efficiente rete di controllo, cioè sistema di controllo dei prelievi. Questo aspetto l'abbiamo discusso spesso anche col direttore col parco. Ora ci dicono che l'ARPA sta per prendere in mano lei questo compito, per cui speriamo che nel prossimo futuro questo aspetto possa essere definito, perché è essenziale. Di fatto, da questo punto in giù, molto spesso, soprattutto nei periodi critici come questo, i 17 metri cubi non ci sono più, e quindi questa situazione si riverbera, e siccome non ci sono le restituzioni dei canali, questa situazione si riverberà fino a partire. Ed è un aspetto che va risolto. Quindi questi problemi derivano anche da disordine delle concessioni di rimazione, quella del Veneto è scaduta da 20 anni, ora finalmente la Regione Piemonte sta conducendo la procedura di via per i suoi rinnovi, ci saranno le prescrizioni tecniche, si spera, perché il problema della soluzione dell'acqua e del DMU venga risolto. Ecco, poi vai pure, questo si ripete, ecco, la sperimentazione del DMU ha trascurato però il tratto a valle del Ponte di Torbido. Nei momenti come questo, in cui, su questo presupposto, appena a monte del Ponte di Torbido ci sono tutte le restituzioni dei canali, per cui la portata del fiume normalmente si ricostituisce intorno ai 50 metri cubi. Quando, come in questa fase, le restituzioni non ci sono perché i canali sono sotto livello, questa parte del fiume viene più tutelata, che dovrebbe avere una portata più ampia di 25 metri, non viene tutelata. A valle ci sono altri prelievi, come quello della Rio Sforzesco, per cui di fatto, probabilmente, in questa parte del fiume il DMU non c'è e questo aspetto andrebbe risolto e disciplinato su questo.
Entro quindi dicembre del 2024 il termine è stato prorogato, dovremo passare al deflusso ecologico. Ecco, questo passaggio del deflusso ecologico dovrebbe risolvere questi problemi che in parte vi ho rappresentato. Quindi il deflusso ecologico è dato da una componente idrologica, sono quindi 10% di portata media naturale annua, corretti con l'applicazione di una serie di fattori correttivi, che sono quelli indicati sotto, che costituiscono nel loro insieme la componente ambientale. Ecco, qui sono indicati tutti i fattori correttivi sui quali, come associazione ambientalista, il parco dovrebbe intervenire per far sentire la sua voce, magari anche con degli elaborati scientifici. Quindi, il fattore F esprime l'esigenza di maggior tutela per gli ambienti fluviali oggetto di fruizione. Il Ticino è un fiume dove d'estate molta gente va a passare il proprio tempo a fare il bagno. Di fatto, in questa fase, il DMU, proprio nei mesi estivi, viene ridotto, quando invece il fiume avrebbe bisogno almeno di 24 metri cubi per essere normalmente fruibile. Pensate che nel mese estivi, quindi dovete capire questo concetto, cioè noi abbiamo la fortuna di avere un lago, la maggiore, che è in grado di invasare enormi quantità d'acqua, che poi nel periodo estivo distribuisce gradatamente per l'irrigazione, la produzione di energia elettrica e per il DMU. Quindi, se così è, perché il DMU deve essere ridotto nella stagione estiva? Dopodiché, altri fattori correttivi sono quelli che M esprime esigenze di maggiore tutela per gli ambienti fluviali con elevato grado di naturalità. Quindi, questi due aspetti dovrebbero portare a una correzione, secondo noi, del DMU per passare al deflusso ecologico. Ecco, con l'applicazione dei fattori correttivi, il DMU di 24 può essere, che rappresenta il 10% della portata media, ma può arrivare al 20%, può essere ridotto al 5%. Nei fattori, nelle aree protette, questo limite massimo del 20%, con l'applicazione di più fattori correttivi, potrebbe anche essere superato, dice la legge. Quindi questa partita è ancora aperta, sia il parco che le associazioni del territorio e i fruttori del fiume possono ancora far sentire la loro voce. Ecco, chiaramente per ripartire, per soddisfare tutte le esigenze che sono tante, sono importanti, di utilizzo dell'acqua del fiume è essenziale, come ha detto anche il direttore, è la battaglia che sta conducendo il parco, che diciamo dell'area maggiore viene invasata più poco possibile, per cui si passa una ritenuta di un metro e mezzo che consentirebbe poi durante i periodi estivi il rilascio graduale a tutte le utenze. Ed è chiaro che l'aumento della ritenuta dell'acqua è anche necessario per far fronte alle ricorrenti situazioni di siccità. Però l'altro aspetto è per arrivare al deflusso ecologico che ci sia una rete di monitoraggio del rilascio del flusso ecologico efficiente. Ecco, questi sono i fattori, le proposte correttive, che ho già detto, insomma. La mia idea è che durante l'estate il fiume deve avere più acqua perché 17 metri cubi non scorre e la variazione è risulta compromessa. Poi va esteso il DMU a valle del Ponte di Turbino e poi la questione della Viola Mosca. Qualità delle acque, qui non mi dilungo, il fiume comunque ha buone capacità depurative, per cui grosso modo lo stato ecologico del Ticino è buono. Esiste ancora il problema della variabilità che è dato dalle scariche dei depuratori, che sono tanti, sono 65, il parco ha appena reso pubblico uno studio che ha fatto un po' il censimento di tutti i depuratori sul loro funzionamento. Eppure, ecco, le linee guida per migliorare l'acqua del fiume sono, secondo noi, quindi il raggiungimento di un buon grado di efficienza per tutti i 65 depuratori che scaricano il Ticino, applicando quel regolamento che vi ho detto, sarebbe opportuno anche
ci vorrebbero delle vasche di acuto. Uno dei grossi problemi del fiume è quello che questi grandi depuratori, quando piove, hanno dei canali di scarico per tutto il pieno. Quindi nel fiume arrivano delle volte d'acqua sporchissima, per cui che sporcano il fiume, e per cui sarebbe opportuno preservare l'ambiente fluviale creando delle vasche di accumulo almeno parziale con le acque di pioggia. L'optimum sarebbe arrivare alla separazione delle acque bianche e delle acque nere. E poi l'altro problema è quello dello scorporatore di nord-ovest, che è un problema storico che può essere risolto anche qui con l'attivazione delle vasche di alluminazione a nord di Milano. Navigazione fluviale, abbiamo appena pubblicato un libro, anche qui è un problema d'altro, però ancora molto si può fare per eliminare gli ostacoli alle linee di ponti per chi percorre il fiume in canoa. Eppure, ecco, conclusioni. Problemi così complessi, chiaro, si possono risolvere se tutti gli enti si siedono intorno a un tavolo e cercano di contemplare i propri reciproci interessi per trovare una soluzione. Quindi chiaramente il parco, le associazioni che sostengono il parco, hanno il primo dovere di far valere i diritti del fiume, perché quello che è scritto nelle norme venga attuato. Quindi l'idea sarebbe quella di costituire su questi temi del flusso ecologico e dell'inquinamento delle acque con proprio il Parlamento del Parco. Vorrei tirare le conclusioni, ma io credo che le conclusioni migliori che posso tirare da Dario Furlanetto, sia per la sua esperienza nelle istituzioni locali e sia per la sua sensibilità. Dario, per favore. È una sola. Anche da te se ne facevi subito da me. Ciao, benissimo, grazie a tutti per la valutazione complessiva dei lavori della giornata. Io mi sono sempre tenuto una riserva di tutto il personale invitato di qua, di là, di là, cioè 3.000 convegni, riunioni, qualcuno pausissimo, scusate il termine, e senza portare a casa il risultato. E mi sono dato questa regola: se riesco a tenere botta per il 50% degli interventi della giornata, ho portato a casa un buon risultato. Beh, io senza neanche sapere della sola finale, ho tenuto botta per il 100% della giornata. Quindi complimenti a tutti i relatori, sono uscite delle cose interessanti, qualcuna di più, qualcuna di meno, qualcuna già conosciuta, qualcuna non conosciuta, dipende ovviamente dalla cultura e dall'interesse di ciascuno di noi, ma il lavoro della giornata è stato ottimo, quindi grazie Oreste e a tutti quelli che l'hanno organizzato. Poi c'è anche una serie di domande, ma mi metto per non dire cosa faccio e non le faccio. Voglio però trarre una conclusione di carattere generale molto breve, ed è pensate alle figure, ai ruoli e ai dati che sono usciti oggi. Sono la perfetta, cosa devi dire, un termine, coniugazione del modo con cui andrebbero affrontati i temi complessi, come sono questo che abbiamo affrontato oggi, nel nostro paese. Non basta la componente tecnico-scientifica che avete visto molto chiara e che ci dà il dato base fondamentale su cui ragionare, perché senza quello non ragioniamo nemmeno. Possiamo ragionare a livello di slogan, non è ragionamento, è questa composizione che non volete. E l'abbiamo avuta la componente scientifica in questa giornata, sono stati presentati dati dalle università e da altri estremamente interessanti. Poi c'è una componente politica. Non me ne voglia il caro capo di Paola, ma so che rivesto che il direttore del parco riveste anche per ruolo. È l'interfaccia tra la componente politica propriamente detta e il resto del sistema. E Claudio De Paola ha fatto capire quant'è complesso contemperare tutta una serie di esigenze. Ha fatto un'elevata sintesi di carattere tecnico-politico. Poi c'è una componente sociale fondamentale, non possiamo accontentarci di scienziati politici, ci siamo tutti noi. E in questa componente sociale fondamentale l'intervento finale è stata la ciliegina sulla torta, perché il buon Bellata, dico lei che è qua. Il buon Bellata, che da anni segue come un cane mastino tutto quello che avviene sul fiume,
ne sarà più di tanti di connessi insieme. E essendo per natura e per cultura sua, un avvocato, un uomo di legge, molto dentro una serie di temi, va a colpire ovviamente dove la gara vuole di più e ha messo in evidenza la complessità e la difficoltà dei temi che dobbiamo affrontare. Ha dato anche un'ipotesi, sono entrati in dettagli delle ipotesi, ma ha dato un'ipotesi finale, un taglio dell'acqua che è fondamentale. E dico una cosa guardando il componente che ha fatto un'ottima relazione, ma l'Inel è sempre stata una mia controparte. E l'ho battuta spesso, e sono orgoglioso di averla battuta, l'abbiamo messa all'angolo. Non siamo riusciti a mettere all'angolo i consorzi di bonifica. Perché sono più potenti dell'Inel e sono più potenti di tutto il resto del mondo, che sono, userei dire, e qui ci saranno, ma sono infocati. Abbiamo sempre chiesto che questo tavolo che ha invocato nell'Aula fosse un tavolo istituzionale. Ragazzi, il consorzio del Ticino, che è l'elemento strutturale fondamentale del sistema, è in mano al Ministero dell'Ambiente, non è in mano al Ministero dell'Industria. Che sedessero i due parchi, l'unico parco, a quel tavolo per poter dibattere? Eh no, se la vedono tra le mani dei consorzi di bonifica. E a noi tocca fare il ruolo dei pirini fuori dal gioco. Quindi il tavolo dell'acqua va costruito lì, è il soggetto che ha la forza politica, che ha la capacità tecnica e che è in grado di mettere intorno al tavolo i veri soggetti che operano sul fiume, lago, gli svizzeri che restano sullo sfondo, ma ci sono pure loro che sono tosti, con le loro barchette, i loro tracchini, ecco, gli svizzeri, gli agricoltori, che sono la componente forte del sistema, guai per gli agricoltori, per fortuna, non dico con ironia, ma ragazzi, trovare accordi con i consorzi, le dura, coltello in mano, pugni stretti, e attenzione a come parli e quando parli. Io adesso lo faccio il direttore, mi permetto di essere un po' provocatorio. I consorzi di bonifica, che sono fondamentali, perché senza di loro non si fa nulla, e ovviamente, scherziamo, lei è molto interessato sulla questione, un pompaggio, cioè per capire quanto funziona il sistema, quanto, perché è nato con l'energia elettrica che costava poco, che ci davano i francesi con le centrali nucleari. Adesso non ce l'hanno più, e quindi quanta veramente lo usiamo, ma sono dati in generale che sono, ci raccontiamo qua. Insistete sul tavolo, insistiamo sul tavolo, perché è l'unico modo di affrontare questi, che avete visto, temi complessi, difficili, che hanno mille sfaccettature, mille elementi di pregio sul piano ambientale, sul piano economico, sul piano culturale, se qualcosa ne sono in superiamo, anzi ne sono molto, in quanto è il luogo stesso in cui ci troviamo, quanto è fondamentale, in una visione complessiva e anche culturale dei temi. E quel tavolo lì va trovato, costruire un tavolo esterno nuovo. Il tavolo giusto è quello del consorzio del Ticino. Grazie e adesso.